Questi erano i primi biglietti del lotto. Adesso il terminale stampa un biglietto automatizzato, si dice cosa si vuol giocare, si digita e c'è il biglietto. Prima il gioco del lotto funzionava con un'estrazione manuale, sabato sera si estraeva perché allora poi era un'unica estrazione. C'era il bambino, la bambina che veniva bendata, la folla andava. Da quando esiste il gioco del lotto c'è chi spera di cambiare la propria vita grazie a una vincita. Una volta si aspettava di ricevere in sogno i numeri vincenti. Oggi sul web c'è chi vende statistiche che promettono una vittoria certa, in alcuni casi anche al costo di oltre 13 euro al mese. Ma c'è davvero una qualche legge matematica che agisce sulle palline dentro l'urna durante l'estrazione? Queste palline sono esseri inanimati, ovviamente, quindi non c'è una gara a uscire oppure a sentirsi la pallina frustrata perché non è mai uscita e quindi spinge per poter uscire prima. Quindi sotto questo aspetto le palline stanno tutte nelle stesse condizioni, per cui hanno tutte la stessa probabilità di essere estratte una volta, indipendentemente da quante volte sono state estratte in passato. Ogni volta che viene fatta un'estrazione si ricomincia da zero. Il caso non ha memoria. Credo che alla base di tutto ci siano e ci debbano essere i soldi, il tutto poi alla fine.